Ciao a tutti ragazzi, qui a Wet Wet Hot! Simone Pacello, una crisi d'identità! Oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più. Ed oggi siamo tornati con Malati di Risparmio. E oggi c'ho proprio voglia di urlare, oggi voglio far venire giù veramente il mondo intero. Oggi episodio speciale, perché non siamo tornati con uno ma ben 11 episodi insieme. No, non è vero, 2 episodi insieme. E quindi solo per questo dobbiamo superare i 70.000 like in quel preciso istante, quel bottoncino che ci facciamo diventare blu. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale. Come ve lo devo dire che è gratis? Cioè, io vi sto offrendo un servizio di intrattenimento gratuito, è gratis. Iscriviti, cioè che ti costa? Che ti costa? Ma che vale, non vedi i miei video, ma iscriviti. Oh, oggi c'ho proprio i ho detto tutto. Ma mi fate essere volgare. Mamma, chi è? Owed? Sì? Ma chiedo scusa. Owed. Mi ha chiamato Owed. Cosa vuoi che sto registrando? Chiedo scusa, sto registrando. Che cosa c'è? Arrivo. Un attimo solo. Si può sapere che cosa c'è? È una settimana che non esco di casa perché sto giocando a sto gioco qua. Cioè, tu mi hai fatto interrompere il video che stavo facendo perché mi dovevi dire questa cosa? Sto giocando a Rise of Kingdoms. A cosa stai giocando? Rise of Kingdoms. Ma Rise tipo riso o il passato remoto del verbo ridere? Cosa? Rise. Allora, razza di scemo, ti spiego. Rise of Kingdoms è uno dei giochi strategici più scaricati al mondo. Totalmente gratuito sia per Android che per iOS. E praticamente hai a disposizione 11 popolazioni diverse, ognuna con il proprio esercito con cui combattere. Per esempio puoi scegliere Roma, la Germania, l'Impero Ottomano. Napoli c'è? No, Napoli non c'è. Nemmeno Salerno? No, concentrati, dannazione! Pensa che puoi creare delle alleanze online con altre persone per fare battaglie ancora più grandi. Ma se nella mia vita io non ho amici, come faccio a fare le alleanze? Poi, la cosa figa di Rise of Kingdoms è che le battaglie avvengono in tempo reale. Cioè, ma proprio nella vita reale succedono? No, solo nel gioco! Solo nel gioco succede. Ma perché figura, con tutto questo allarmismo del 2020 ci mancava solo la terza guerra mondiale. Meno male. Guarda, io faccio una cosa, lascio qui sotto in descrizione il link per scaricarlo gratuitamente, in modo che le persone da casa possano giocarci. Ma scaricare chi? Chi che siamo soli e te? Chi lo deve scaricare? Con chi stai parlando? E pensa che una volta scaricato, inserendo il codice Roma Easier, avrete 500 gemme all'inizio del gioco. Questo è pazzo, io pensavo che Howard era quello stupido, invece questo è proprio pazzo. Questo non sta bene con la testa, secondo me. Perfetto, l'episodio si apre con il set di Breaking Bad. Tra un po' vedremo un pazzo che cucina metanfetamine. Questa cosa li ucciderà direttamente. Perfetto, abbiamo avuto la prova che si tratta di un assassino. Chiamate il 911111111. In pratica affogheranno, ma non possono sopravvivere. Ma chi? Chi? Nome, cognome, classe e data, chi? Ah sì, questo è l'odore delle cimici che muoiono. Le cimici, io pensavo che stava per partire un genocidio di massa, le cimici. Si potrebbe comprare uno spray, ma sono molto costosi, forse $40 a bottiglia. E dipende dove cazzo le compri, se le compri a Dolce & Gabbana ti costano il doppio. Quindi il modo più economico per pulire un po' questo mucchio di vestiti è con un miscuglio di aglio, acqua e aceto. L'aglio? Come l'aglio? Cioè l'aglio per pulire i vestiti? L'aglio? Cioè se tu lavi i vestiti con l'aglio, cioè se tu li lasci sporchi profumano di più. Ed è praticamente a costo zero. E sarà pure a costo zero, ma è a puzza mille. Poi li appendo al sole e l'odore forte insieme al calore del sole ucciderà tutte le cimici. Ma non solo quello ucciderebbe tutte le cimici, pure il colore osceno delle tue cazzo di mutande. Che colore? Chi le ha comprate? Con chi vai a fare shopping? Con dei daltonici? La risparmiatrice Lidia Abate si rifiuta di spendere soldi invano, soprattutto quando si tratta della sua passione per i vestiti. Insomma, ho avuto questi vestiti gratis, quindi non ho intenzione di buttare soldi per farli pulire in lavanderia. Ma come gratis? Come? Cioè, che cosa significa? Chi ha dei vestiti gratis? Che te li lanciano nelle finestre, nell'appartamento te li lanciano. Ma a me sta non concesso che tu non acquisti e non paghi i tuoi vestiti. Perché? Che cazzo non li devi lavare?
perché? A maggior ragione che sono gratis, significa che te li regalano. Lidia, vuoi l'insalata? Sì, grazie. Lidia, hai visto per caso l'aglio? Non è finito tutto, la dispensa, non c'è più. Vivo ancora a casa con i miei genitori e con mia sorella, perché così non devo sprecare soldi per affitto e bollette. Mi sembra veramente un piano del cazzo questo, posso essere sincero? Si offende qualcuno? Quindi praticamente il suo piano è: aspetto che i miei genitori e mia sorella muoiano per impossessarmi di tutto il patrimonio. Lavoro al mio blog di moda direttamente da casa. Ma non ci credo, fa l'influencer? Oh madonna, che cara. E ho uno spazio enorme per tutti i miei vestiti. Questo è il mio manichino, Penelope. Per comprare un bel manichino si può arrivare a spendere oltre $300. Questo era uno vecchio e rotto che ho trovato dietro ad una boutique che aveva chiuso. Quindi lei praticamente, fatemi capire una cosa, è talmente tirchia che cosa fa? Ruba i vestiti ai bambini per fare le foto su Instagram? Non sto capendo, fermate il gioco. Quando sono diventata più esperta ho capito che non devo solo risparmiare, posso ottenere delle cose completamente gratis. Solo io sono preoccupato di sapere il modo. Ah, io preferirei veramente non saperlo, se possibile. Dove sta andando? A casa di chi è? Ma poi mi spiegate perché tutti gli americani hanno una bandiera dell'America nel giardino? Capito che siete patriottici, ma avete rotto il cazzo? Salve, mi dispiace, ho sentito che sua madre è venuta a mancare. Oh, che carina, è andata a farle le condoglianze. Se per caso le serve una mano per occuparsi dei suoi beni, No. Ok. Ma quindi, cioè, non ho capito una cosa, cioè lei non è andata a casa di questa povera signora per fare la condoglienza alla mamma, ma per fottersi le cose della madre defunta? Questo episodio sta diventando un tantino creepy, non so se voglio continuare. Vado alla ricerca di funerali da quasi 6 anni. Rintracciare i funerali è un modo di procurarsi abbigliamento vintage gratis, cercando i necrologi sul giornale e poi trovando il momento giusto per avvicinare la famiglia e chiedere se sono disposti a donarmi gli abiti del defunto. Fermi! Fermi! Fermi tutti! Fermi! Fermi tutti, fermi, cazzo, fermi! Che cosa significa? Che cosa significa? Questo è pazzo, è da rinchiudere! E già rinchiudi una persona del genere. Cioè, fatemi capire una cosa. Quindi praticamente lei ogni giorno acquista il giornale per vedere chi cazzo muore nel suo paese, per poi andare porta a porta e rubare tutti i vestiti, perché ovviamente saranno inutilizzati e quindi automaticamente gratis, le mamme defunte dei poveri cittadini. Io non mi sento molto bene. Cioè, tutto questo poi per farsi le foto, per mettere le foto su Instagram e nel suo blog. Aiutatemi. In cambio sarò io ad occuparmi di tutto. Salve. Salve. Non apra quella dannata porta. Chiuda la porta. Chiuda la porta fortissimo e le spacchi il setto nasale. Chiuda quella. Non sa con chi ha a che fare. È una pazza. È una scellerata. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta qui sotto in questo preciso istante scrivendo l'ultimo voto che hai preso all'ultima video lezione che hai fatto. Lascia un like e un cuore a quanti più commenti possibili qui sotto. Mi raccomando, vi stalkerò. Mi chiamo Lidia e ho sentito che sua madre è morta da poco. Eccola, io una grattata di palle me la faccio lo stesso. E sono qui per offrirle un servizio. Detta così sembra una escort a domicilio. Che tipo di servizio vuoi offrire? Un servizietto. Howard, concentrati, maledizione. Non pensate sempre al sesso. Ho una grande passione per gli abiti vintage. Mi piacerebbe dare ai suoi vestiti una seconda vita. Da come la sta guardando, io ho paura per la sua possibile reazione. Allo sguardo di uno che prima la sta per derubare e poi la assassina. O semplicemente allo sguardo di uno che non sta capendo cosa minchia sta succedendo. In realtà adoro... Vuoi i vestiti di mia madre defunta? Ma sta piangendo. Glielo sta dicendo con le lacrime agli occhi. Ma poi che frase è? Vuoi i vestiti di mia madre defunta? Quanto dura quella scena? Quanto dura? Perché cazzo l'hanno tagliato? Poi il cameraman cosa era imboscato nel giardinetto dietro al cespuglio? Tutti pazzi, sono tutti pazzi qua. Molte persone offrono dei servizi che costano una fortuna per selezionare e catalogare tutto quello che c'è in casa, ma io lo faccio gratuitamente. Ma perché cazzo l'hai fatta entrare in casa? Perché? Perché? Se c'è una cosa, una maledettissima cosa che la vita mi ha insegnato, che a due tipi di persone non devi aprire la porta quando ti suonano. Uno, sono i testimoni di Geova. Due, chi ti
chiede i vestiti di tua madre morta. E che? Lei adorava la moda, le piaceva vestirsi bene. E lo stesso vale per me, è una mia grande passione. In realtà io ho un blog di moda in cui condivido questa passione con il mondo. Ma è il blog di moda più creepy che possa esistere. Tu che indossi abiti di gente morta, lo puoi capire sì o no? Mi immagino già il suo slogan. Segui il mio blog e guarda anche tu le mie foto. Se sei fortunato, uno di quegli abiti potrebbe essere di tua nonna defunta. Allora, seguimi, no? Quindi tu vorresti solo dare un'occhiata a della roba di cui non saprei comunque cosa fare. Giusto. Ma perché sta piangendo questo povero uomo? Perché? Poi chi cazzo gli ha arredata la casa? Che poltrone sono? Attenta alla ringhiera, non è sicura. È proprio qui che è morta mia madre. Il consiglio numero uno è prepararsi alla presenza di insetti. È di prepararsi alla presenza di insetti? Ma quello è l'unico parassita che vedo. Sei tu? Un professionista per questo genere di servizio può chiedere fino a $10,000. Un professionista, sì, ma delle truffe. Che servizio è? Vieni a casa e prendi gli abiti di mia madre morta a $10,000. Oh, che vestito stupendo, sembra un pavone. No, sembra una merda, che cos'è? Fa schifo, 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 è una merda, fa schifo, fa schifo, fa schifo, fa schifo, fa schifo, fa schifo. E poi chi prende un vestito da un armadio e dice: che bello, sembra un pavone. Io adoro risparmiare sui vestiti, non c'è niente di sbagliato. È tutto sbagliato! Se è fatto in questo modo è tutto sbagliato! Lei è quel classico tipo di persona che si apre il TG e vede che qualcuno muore contenta. Un uomo distrutto, lui non ha capito nulla di ciò che è appena successo. La madre povera l'ha abbandonato qualche minuto fa e si è trovata un'altra pazza in casa. Lidia ha davvero raggiunto un picco notevole con la ricerca dei funerali. Ma perché parla così lei? Che cos'è successo? Avrebbe avuto qualcosa di molto economico? Il mio sogno è mostrare al mondo che posso creare tendenze senza spendere nulla. Che posso creare tendenze semplicemente commettendo un triplice omicidio. Un completo in un negozio di alta classe può costare più di $300. Ma Lidia non acquista capi singoli. Li ruba direttamente, quindi sono gratuiti. Che teoria del cazzo. Lei compra al chilo. Al chilo? Ma dove siamo? Dove siamo che si comprano i vestiti al chilo? E allora lei, signorina, che cosa prende? Mi dia mezzo chilo di pantaloncini, ci aggiunga 2 chili di sciarpe. Posto così? Sono 2,1 kg, che faccio? Lascio? Sì, lascio. Ora entriamo e ci sarà una gran confusione. Noi ci armeremo dei Kalashnikov e faremo una carneficina, quanto è vero il Dio! Mettiti a cercare e individua i capi migliori che puoi trovare, ok? Ok, sei tu il capo. Lidia di solito parla piano, è molto tranquilla, ma oggi è bella aggressiva. E sai come state per commettere un omicidio di massa? Entrate pure. Ok, ecco che arrivano. Usiamo il campanello per avvisare la gente che stiamo portando fuori la roba, così si mettono in posizione. Ma che razza di posto è? Che posto vi è? Che posto è? È tipo l'all you can eat, ma dei vestiti. Ma poi le hanno fatte entrare come delle vacche. Cosa hanno fatto? Hanno suonato la campana? Per questa gente è molto importante prendere la merce migliore e non lasciarsela soffiare dagli altri. Oh, c'è stato un tamponamento. Chiamate la polizia. Robaccia. Robaccia. Ma robaccia, è tutta robaccia. Guarda che posto è tutta robaccia. Cashmere, sì. Ecco quello che cerchiamo. Sono tipo $1,000 per un maglione di cashmere. Cioè, quindi tu mi vuoi far credere, razza di pusillanime, che in un posto simile, e lo stiamo vedendo tutti che razza di posto è, tu ci trovi un maglione di cashmere da $1,000? $1,000! Te lo dico in inglese. Ma vattene a pigliare under cu. Questo non pesa praticamente nulla. Sai com'è una scorreggia col tessuto? Molti dei clienti fissi hanno avuto degli scontri e abbiamo dovuto separarli. Di solito si comportano bene, ma sì, abbiamo avuto dei problemi in passato e abbiamo vietato l'ingresso ad alcuni. Ma che posto è? Cioè, questi vengono qui, si fanno la guerriglia per prendere dei vestiti di merda. Questa gonna mi serve proprio. Serve anche a me per quando sarà nato il bambino. Fra 9 mesi, porca troia, lasciala lì. A volte possono diventare molto aggressivi. Ti sfido a carta, sasso, forbici. Ok, bene. Ma che cosa state facendo? Che cosa state facendo? Ma concentratevi! Che cosa state facendo? Che cos'è?
Questo non è un posto dove comprare le maglie al chilo. Questo è un manicomio. Altro che. Bisogna farsi valere. Non so cosa sarebbe successo se avessi perso. Saremmo dovute passare al piano B, che è tipo prendi e scappa. Ma una bella sfida a schiaffi in faccia come tutti i cristiani? No, eh? Le persone che spendono un sacco di soldi nell'alta moda sono solo pigre. Se ci metti il tempo e l'impegno, puoi trovare dei capi stupendi a pochissimo. Sbaglio o il tipo non ha un braccio? Ma che posto è? Che cosa strana? Non ha il braccio. Scusate, scusami, mi ha destabilizzato questa cosa, non l'avevo notata. Ok, come siamo andate? Ok ragazze, il totale è di 15,80. In un negozio normale compri soltanto una maglietta a 15,80. Ho avuto un paio di discussioni oggi, ma credo che alla fine sia andata bene. Ma io ancora non riesco a capire questo che razza di posto è. Chi acquista vestiti al chilo? Cioè questi li hanno pesati. Li hanno pesati, ma che posto è? Questo è l'inferno. Ecco che posto è. Abbiamo messo insieme questo outfit completo per meno di $4.50. Si vede, fa schifo infatti. Sembra dell'interno di un kiwi. Il maglione leopardato e questa spettacolare pochette di pelle. Veramente spettacolare questa pochette di pelle. Cosa ci devi mettere dentro che è così grande? Un elefante? La gonna nera a pieghe era di un'anziana signora a cui non serviva più. Non è che non gli serviva più all'anziana signora, è semplicemente morta e voi l'avete rubato. È diverso il discorso. E dal risultato finale sembra che tu abbia speso $200. No, sembra che hai speso $3 anche male. Provo un grande senso di soddisfazione nel vedere i completi che ho messo insieme praticamente gratis. Voi ragazze che siete all'ascolto e alla visione di questo video, potete dare un giudizio critico qui sotto nei commenti all'hashtag ma come minchia ti vesti? Per cortesia. Perché se sono vestite bene, loro faccio mia colpa. Ma ho bisogno di sapere un vostro parere al riguardo. Abbiamo messo insieme questi capi per tipo meno di $10. Risparmierò sempre, sì? Credo che se anche vincessi alla lotteria non comprerei comunque niente a prezzo pieno. Vabbè, ma questo significa essere tirchi, sì, ma a livello agonistico. Va bene, ci siamo. Che bella foto di merda che è uscita fuori. Come stava guardando poi? Ecco qua, siamo passati dall'episodio di Breaking Bad all'assalto alla zecca di Stato. Questo è il mio muro delle offerte, qui controllo tutti gli sconti che ho trovato per assicurarmi di non lasciarmene scappare nessuno. Meno male, guarda che hai messo subito in preventivo il fatto che sei uno psicopatico, in modo che adesso ce lo godiamo proprio il video. Sono diverso dalla persona media quando si tratta di spendere, perché analizzo praticamente qualsiasi cosa per cui spendo soldi, per trovare un'offerta più conveniente. Il suo non è un nome, ma è un interrogativo. Lui non è Mason Roberts, ma sono Roberts. Chiedo scusa allo Stato italiano per questa schifosa battuta e la tengo nel video perché è una merda. La tengo perché è una merda. È giusto che voi sappiate le battute di merda che faccio e che non taglio. Ho tutti questi fili qui che mi dicono quale offerta ho selezionato e più o meno quando è la sua data di scadenza. E poi qui sotto ci dovrebbe essere anche la data della mia morte. È tutto scritto qui, nel muro del pianto. Poi qui ho le stampe delle offerte online e tutti i diversi account. E poi cerco anche di registrare il mio record settimanale di risparmio. Spero di batterlo molto presto, però. $570 di risparmio! $570 di risparmio! Come sei riuscito a sopravvivere? Facendo la fotosintesi clorofiliana! Come? Mia moglie Cristina mi crede morto. E poi arriva la tipa di prima a prendersi i vestiti suoi. Adoro essere sposata con Mason, anche se è un vero tirchio e mi fa veramente impazzire. E mi fa veramente schifo. L'odio con tutto il mio cuore. In realtà lei è bipolare, non è sua moglie. Cosa? Amedeo Preziosi ha appena pubblicato un nuovo post. Mi arrivano delle notifiche quando vengono spesi dei soldi sulla carta di credito o di debito. Così sono sicuro che Cristina non spende soldi su cose che non abbiamo bisogno di comprare. Sì, ma che ansia però, Madonna Santa mia! Non puoi vivere così! Né tu né tua moglie, quella povera donna! Che scappi il più lontano possibile da te e che dimentichi i documenti a casa, così da non poter più tornare. È senz'altro speciale. Io non riesco a capire se lei è seria con quello sguardo o lo sta per ammazzare da un momento all'altro. Che succede? Ho ricevuto una notifica che sei al coffee time. Che stai facendo lì dentro? Vediamo un po'. Al coffee time. Che cosa starà facendo? Al coffee time. Al coffee time. Si sta mangiando una pizza. Che cosa può fare al coffee time? Casa. È freddo.
tè freddo. C'è la mamma, beviamo qualcosa. 4 dollari per un tè freddo. Almeno te lo potevi far scaldare. Cristina ha ancora delle cose da imparare sul rispettare il budget. E tu hai ancora tantissime cose da imparare invece per rispettare la vita, che è diverso. Per 4 dollari avresti potuto comprare un intero cartone di tè freddo. Sì, scaduto da 2 anni, acquistato in Bangladesh. Abbiamo parlato di queste spese inutili, ormai siamo al limite del budget per questo mese avanti. Mi hai chiamato per questo? No, in realtà ti lascio. Sono andato a letto con tua zia. Credo che molto sia dovuto alla sua famiglia e al modo in cui è stato cresciuto. Vengo da una lunga e famosa dinastia di taccagni. Una lunga dinastia di taccagni? Poi metto una foto di lui con un orso morto in un bosco? Che cosa ci state facendo vedere? Che cos'è tutto ciò? Cosa? Nella famiglia Roberts risparmiare significa più che controllare rigorosamente il budget. Vabbè, tralasciando il fatto che il bagno è enorme, ma poi cos'è? Aperto, cioè non c'è nessuna porta. Lì cosa c'è? C'è il salone, però tu puoi entrare mentre ti fai il bidet. Metti caso arriva un ospite, passa il salone e fa: ma dov'è Robert? Fa: eccomi qua. Riducono i costi in ogni modo possibile. Ma cos'è? Collutorio questo? Che schifo, 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 ma che cos'è? Ma che schifo, vieni a sboccare, che schifo, che schifo. Mi sembrava un tale spreco fare un singolo uso del collutorio, perché comunque è un disinfettante. Ci sono 30 usi nel collutorio grande, a circa 30 centesimi l'uno, ma se lo uso una seconda volta si abbassa a 15 centesimi. Perché ci faccio 60 usi. Ma che razza di discorso è? Dove cazzo hai studiato? Che discorso è questo? Ma poi una volta che lo utilizzi, tutte le sputacchiate che c'è in bocca, tutte le schifezze, le butti lì dentro e poi te le rimetti in bocca. Mamma mia, ci è mancato poco così che non sboccassi in un video. È arrivato lo scienziato, è arrivato. Ho 2 bottiglie. Una con... una con la vodka, perché sono visibilmente un ubriacone. Una con il prodotto nuovo e una con quello usato una volta. Questo qui invece è il collutorio di Cristina, perché a lei non piace fare così, ma per me è geniale. Come mai a lei non piace fare così? Strano, pensavo fosse una cosa carina da fare in coppia. Se a Cristina venisse lasciata libertà sulle sue spese, probabilmente... sarebbe una donna normale. Ecco... cosa succederebbe? Ecco che cosa succederebbe! Prendiamo questa immagine, sta scocciando una sedia. Questo significa che non c'è più la parte dove appoggiare il sedere sopra. Ma ti pare che io mi siedo su dello scotch? Ma mi sto scocciando. Ciao, ci vediamo. Ehi. Ehi. Perché non prendi mai la tua macchina? Perché l'hanno rubata, ti ricordi, Joe? Lo sa perché non prendo la mia auto? Perché non ce l'ho. Quando siamo andati a riprenderla dopo il cambio dell'olio, il tizio ha detto che bisognava ripararla perché era una questione di... vita o di morte. Era l'FBI al telefono. Il meccanico ha detto che l'auto ha dei problemi e lui non vuole risolvere. Perché gli ha guardato le tette? Non l'ha presa sul serio ed è veramente fastidioso. Sì, che la prendo sul serio. Più che fastidioso, fa quasi paura. No, la prendo seriamente. So soltanto quali lavori vanno fatti e quali invece non sono necessari. Guarda, tu sei l'ultima persona al mondo da cui io prenderei un consiglio. Soprattutto se sei una persona che spura 2 volte il conduttore nella stessa bottiglia, posso la rimettere in bocca e fare... Non voglio morire perché mio marito è troppo tirchio per riparare la mia auto. Ma il tè quando cazzo finisce? Lo sta bevendo da due puntate, lo sta bevendo. Quanto ci vuole a bere un tè freddo? Ehi, ti piace il mio nuovo progetto? La metterai nel tuo ufficio? No, andrà nella sala. Non provarla, non è ancora finita. Non è che non è ancora finita, non ci sta niente. Cioè, se tu vai là, cadi in un buco spazio-temporale. Tutta questa situazione è ridicola perché non ci serve essere così estremi. Abbiamo diversi risparmi in banca. Per l'esattezza, 240 dollari. Io credo che un budget... sia un budget. E quando arrivi alla fine devi smettere di spendere finché non viene rinnovato. Dipende, se il tuo budget è di 2 dollari al mese, permetti di rivedere un po' le cose? È troppo rigido. No, non sono rigido. Ogni anno organizziamo una riunione di famiglia e stiamo insieme, chiacchieriamo e ci divertiamo. Una riunione di famiglia? Ma se siete solo voi due, che cazzo di riunione è? Tutti i giorni riunione, state sempre insieme. Cristina vuole comprare un vestito nuovo. Sono disposto a comprarle un nuovo abito, ma devo comunque assicurarmi che sia qualcosa che rientri nel budget. Quindi qualcosa che faccia prettamente schifo all'intero universo e che sia riprovevole a livello universale. Puoi mettere questi in borsa?
In realtà li ha appena rubati. Stavo pensando che visto che ci sono dei saldi potremmo dividerci. No, è meglio se tengo d'occhio quello che guardi. Che ansia, che ansia, che ansia! Una giacca di pelle. Pelle vera? No, palle sudate. Ma che significa? Che significa quello che ho appena detto? Non significa niente. È un buon prezzo. Verrebbe $8.25 per una giacca di pelle, ma sarebbe difficile da pulire. Solo pulizia professionale della pelle, nemmeno in lavanderia. Devi andare da un esperto di pelle. Ma io non guardo tutte queste 3.000 cose quando compro una cosa. Mi piace, cazzo, la compro! Quindi verrebbe almeno $30 ogni volta che la pulisci. Quindi la tua giacca da $8 diventa una giacca di pelle da $100 dopo averla pulita 2 o 3 volte. Quindi non è poi così un buon affare se ci pensi. E sono un sacco di soldi che si sottraggono al budget. Mi sta facendo venire i dubbi anche sulla mia di vita! Ho più complessi di prima adesso! Cristina vede il budget più come orientativo invece che come un numero entro il quale devi far rientrare le spese. Comunque siamo tutti quanti d'accordo che lui ha una faccia veramente strana. Sembra un pollice con i capelli rossi. Sono 8,50 per un vestito. Insomma, è... È un buon affare! In confronto a quegli altri che sono tipo a $2 non è proprio un affare. Non vedo molti uomini entrare qui, stare con le mogli e dire la loro su tutto quello che scelgono. A lei, per esempio, io quando la incontro da lontano, non è che la salutano 2 volte, la chiamano direttamente con nome e cognome, fanno: "Hola, Thompson!" Mi dissocio da queste battute del cazzo. Io mi dissocio da queste battute di merda. Quanto veniva questo? Che cos'è? Che cos'è? Sembra una strada! Che cos'è? Quel colore asfalto! Penso che il prezzo dovrebbe determinare quello che compri. Se qualcosa è un buon affare, allora lo compri. Se no, non lo compri e basta. $30 al chilo. Assurdo. Cristina vuole cucinare chili con del filet mignon. Che cos'è il filet mignon? Dove l'avete comprato? Il buffet? Il filet mignon? Porca di quella troia. Cassa 21, per favore. Quentin alla cassa 21. Da dove esce il suono? Dagli scompartimenti, qui. Per la ricetta del chili vuole i peperoni poblano. Si chiamano peperoni poblano perché la prima cosa che ti brucia quando te li mangi è l'ano. Proprio accanto ci sono jalapeño a $2 al chilo. Si pronunciano così perché quando te ne mangi uno ti dicono che cosa ti stai mangiando. Jalapeño. Non ti esce più niente. Quindi risparmiamo $5.50. Ma sì, senza guanti, ma prendi, ma sì, ma fatti un bidet e poi dopo prendi con le mani qualsiasi cosa. Ma che te frega, tocca, tocca. Ma poi non ho capito, non si stavano provando i vestiti. Che cazzo di negozio è? Da una parte si provano i vestiti, dall'altra comprano i peperoni. In America i negozi sono strani, là c'era l'all you can eat dei vestiti, che compravi i vestiti al chilo. Quelli li sta mettendo o togliendo? Li sto lanciando sui bambini. Mi dissocio. Tutta questa roba è scaduta, tranne i formaggi. Li stavo per scontare del 20%. Ma che culo, cioè nel senso dove c'è lui, attorno a lui si crea il risparmio. Com'è possibile? E gli yogurt? Posso prenderli? In realtà, visto che sono scaduti ieri, non sono autorizzato a venderglieli. Ah, davvero? Non avevo mai incontrato nessuno che cercasse di comprare del cibo scaduto. Non venderei a nessuno qualcosa che possa far male alla loro salute. Mi è sembrato che stesse cercando di risparmiare. Ah, sì, tu chi sei, quello per spiegarci della famiglia? Il filet mignon è molto, molto costoso. Che cazzo è il filet mignon? Cacciando e pescando, credo di risparmiare almeno $600-700 l'anno. Sì, ma c'è una piccola differenza, non viviamo più nella preistoria. Ho mangiato sempre cervo e sono davvero stufa. Mi stanno crescendo le corna. Se avessi comprato tutti gli ingredienti della lista di Cristina, sarebbe venuto un piatto da $100. Ho capito, ma allora se volete fare un piatto e non avete i soldi per farlo, ho un consiglio per voi. Non fatelo! Hanno anche degli amici, ma davvero? Puoi essere così strano e avere degli amici? Però... Che gioco era? Che razza di gioco era quello? Lancia il niente nel nulla. Lei è mia moglie Cristina. E queste qui sono le sue orrende ballerine. Mangiando del chili fatto con carne cacciata e bevendo birra e vino fatti in casa, la famiglia Roberts ha organizzato la riunione con appena una trentina di dollari. L'odore è molto buono. Ma che cos'è? Cosa sono? Sciottini di cervo quelli? Si ubriacano col sangue dei cavalli, cos'è? L'hai fatto tu. Ma che brava. Davvero? Mm-hmm. Ma madonna santa, che schifo. Cos'è quella roba? Che schifo è? Quanto hai pagato le scarpe? Ma guarda, fanno così schifo che non le avresti nemmeno dovute pagare. Abbiamo fatto le magliette perché la nostra filosofia è: perché comprare qualcosa se puoi farla a casa? Quest'altro qui è uscito appena da un filmino porno amatoriale. E begli occhiali, dove li hai presi? È nel cestino, non vedi, fanno schifo. La conversazione è andata avanti a lungo e nella mia mente pensavo: quando mi toglierò la vita? Mercoledì o giovedì?
tutta la tua famiglia è così? Così come? È così tirchia? No, siamo parsimoniosi. Parsimoniosi, sì, siamo... quindi siete tirchi? Quindi siete tirchi significa questo, siete tirchi! Adoro essere sposata con Mason, ma lasciatemelo dire. È veramente una rottura dei coglioni. Se doveste sposare un taccagno... Se volete sposare un taccagno, fate una cosa, pensateci su due volte e spostatevi un tacchino. Quindi ragazzi, cagine, io spero di cuore che questo video in qualche modo, non so quale, vi sia piaciuto. Se così non fosse, andate pure a comprare i tacchini e i taccagni. Superiamo i 75.000 like per un prossimo episodio di Malate di Risparmio. Poi ragazzi, iscrivetevi al canale perché è gratis. È gratis. Iscrivetevi. Dove la trovate un'altra persona che vi offre un servizio gratuito di intrattenimento? Dove? Qui, dal quartier generale di Awedowedod. Tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo tacchino.